Gianni Colacione, dal congresso del Partito Radicale Transnazionale, 39° congresso qui a Hotel Summit. Siamo alla giornata conclusiva in compagnia di Benedetto Della Vedova. Benedetto Della Vedova è uno dei tanti politici radicali limitrofi che ancora si dichiara radicale, pur non essendo, diciamo, più in forza, così possiamo dire, nelle schiere radicali. È capogruppo alla Camera dei Deputati per Future Libertà. Benedetto Della Vedova, non so quanto hai potuto seguire, quanto sei stato presente, ma insomma, che ne pensi di questo congresso, la partecipazione, il tenore politico? Ma sono stato poco, ma ho ascoltato di più Radio Radicale. Innanzitutto saluto, ringrazio, iscritto al Partito Radicale Transnazionale. Ma si ripropone una questione importante e vitale per il Partito Radicale Transnazionale, cioè far precipitare dal punto di vista chimico, diciamo, una gran quantità di buone idee ed eccellenti ragioni in una struttura organizzativa poi che sia all'altezza delle idee e delle ragioni. Però una partecipazione importante, una dimensione transnazionale vera e non fittizia per il numero di intervenuti stranieri, è un mondo complessivamente inteso dove sempre più la politica ha una dimensione transnazionale. Io, insomma, da politicante italiano vedo per esempio innanzitutto come decisiva la dimensione europea. Politico-politicante, no, per l'intimo onore, un politico, secondo la politica, con la P maiuscola a tutti gli effetti. Una domanda, diciamo, tra il serio e il faceto, ma neanche tanto. Ti senti a casa tua qui? Assolutamente sì. Ottimo. Senti Benedetto, fa parte un pochino anche di un portato transnazionale, per come intendiamo l'Europa, purtroppo soltanto miseramente internazionale, la situazione economica generale che è abbastanza problematica in Europa, e in Italia abbiamo appunto avuto l'esordio di questo governo con dei provvedimenti economici abbastanza duri. Senti di commentarli in qualche modo? Ma io credo che non si capiscono i provvedimenti economici presi in Italia se non si parte dalla considerazione che l'alternativa era un rischio concreto di fallimento, cioè che poi a maggio non c'erano più i soldi per pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici e le pensioni. Questo non è un modo per enfatizzare, drammatizzare o terrorizzare, questa è la verità della situazione in cui l'Italia si trovava. Queste le premesse, i provvedimenti, certamente poi si può, tutto è migliorabile, si può discutere di tutto, i provvedimenti sono provvedimenti duri, la durezza di questi interventi è innanzitutto la misura dei ritardi che ci sono stati nelle riforme in questi anni. Credo che sia ragionevole essere fiduciosi che questi provvedimenti servano all'Italia per il futuro, per contare in Europa dove si prendono le decisioni decisive, ed è bene che ci sia il governo italiano forte e autorevole, e anche per ricominciare a guardare al futuro per l'Italia, lo si dice ma non è retorica, in particolare per i più giovani, con la fiducia che sia un posto, l'Italia, dove anche in futuro uno può giocarsi le proprie aspirazioni. Non sarà una strada né breve né in discesa, sarà una strada lunga in salita, ma io credo che finalmente abbiamo imboccato la strada giusta. Rapidamente, Benedetto lo ricordiamo ovviamente su Radio Radicale con la sua rubrica che aveva la trasmissione, che mi sembra si chiamasse Catallassi, se non sbaglio, perché è un esperto economista. E cominciò la prima puntata di Catallassi, fu un'intervista con il professor Mario Monti. Quindi ritorna la cosa. E quindi, insomma, dicevo, introdurre questa cosa per introdurre il fatto che tu sei un esperto economista. Il pericolo default per l'Italia e soprattutto il fatto che il default dell'Italia voglia dire la disgregazione dell'euro, è una cosa reale? Stiamo imboccando la strada verso il superamento di questo pericolo? Ma nelle condizioni di finanza pubblica in cui l'Italia si trova, aggravate dal fatto che non è più isolata, ma che ci sono altre situazioni di finanza pubblica difficili,
faccio solo un esempio, se tu sei l'unico paese che deve collocare sul mercato titoli del debito pubblico, cioè si deve far prestare soldi, vabbè, insomma, sei l'unico, quindi alla fine te li prestano. Se però tutti i grandi paesi, come sta succedendo adesso, hanno aumentato i loro debiti pubblici e quindi offrono i loro titoli sul mercato finanziario, c'è anche più concorrenza, è più difficile piazzare i titoli, cioè continuare a farsi prestare i soldi per tenere aperte le scuole e gli ospedali, perché questo è il debito pubblico. Quindi in queste condizioni, nelle condizioni in cui si trova l'Italia, il rischio default è un rischio che c'è, quindi bisogna lavorare per scongiurarlo. Secondo me ci si sta lavorando in Italia e in Europa. In Italia si sta facendo tantissimo, in Europa bisogna fare di più. Un'ultima domanda rapidamente, sappiamo appunto il provvedimento è uscito dal governo, è stato elaborato in tempi anche abbastanza brevi, tutto sommato, data la portata poi soprattutto, ma adesso deve andare al vaglio delle Camere. C'è il pericolo, qualcosa ho letto sul giornale, che venga stravolto o perlomeno insomma, modificato strutturalmente, mettendo in pericolo un po' anche l'organicità degli interventi, sperando che si facciano salvi saldi? Io credo che il provvedimento non verrà stravolto, si sta facendo ogni sforzo ragionevole, compatibilmente con le condizioni che ci sono, cioè non ci si può fare finanza creativa, per attutire un po' il carico sulle pensioni, in particolare per quanto riguarda il blocco del recupero dell'inflazione per le pensioni, cercando di aumentare la soglia fino a 1500 euro, cioè le pensioni fino a 1500 euro vengono rivalutate per l'inflazione, le altre no, oggi è solo fino a 1000 euro. Dall'altra parte si fa uno sforzo per per alleggerire un po' la tassa sulla casa, l'ICI, per le famiglie con tanti figli, perché è comprensibile uno sforzo che si farà, non so quale sarà l'esito, perché una cosa è certa, non possiamo permetterci, come si è fatto nel recente passato, di promettere una cosa e poi fare dei passi indietro, fare una prima misura di rigore e poi stravolgerla. Ringraziamo Benedetto Della Vedova, grazie ancora per la sua cortesia. Grazie a voi. Grazie.